darsi il suo contributo. Lei atleta, sci, visto che abbiamo parlato di sci, cosa vogliamo per avere questo territorio più accessibile, più ospitale? Innanzitutto sono orgogliosa di essere stata chiamata qui a questa tavolata, e ancora più sono orgogliosa che la mia regione, che sono appunto veronese anch'io, si stia dando così da fare per questo obiettivo di inclusione e di ospitalità. E adesso, ascoltando le parole di Marco, poi pensando anche a Mauro, pensando agli altri atleti che ci sono qui, mi è venuta in mente una piccola riflessione per quanto riguarda lo sport, che secondo me lo sport ha il, come valore, come plus ultra, anche che può essere visto come un mezzo per riscattare un po' questo stigma che spesso hanno le persone disabili, le persone con disabilità, che sono sempre ritenute un po' malaticce, un po' deboli, e non li facciamo fare, non gli diamo un brevetto di pilota perché hanno una lesione. Cioè, sono caratteristiche queste, no? E forse proprio anche per mezzo dello sport, che una persona riesce a riappropriarsi della propria corporeità, della propria fisicità, della propria forza, della propria potenza, del proprio corpo come integrità, non più visto come qualcosa di mancante, ma bensì come qualcosa che ha una forza inimmaginabile, che quel 10% che per un motivo o per l'altro può non funzionare bene, è compensato però da un 120% che dà tutto il resto del corpo, oltre ovviamente anche la concentrazione mentale. E c'è una frase che a me ha sempre colpito, che mi porto sempre nel cuore, di un atleta, di una modella che si chiama Amy Mullins, che è una biancotata, che ha vinto anche lei medaglie olimpiche, palmares, ne ha di tutti i colori, ha sfilato per Alexander McQueen, la quale dice: condividiamo il sogno di un potenziale infinito, poiché laddove gli altri vedono una limitazione, noi vediamo una possibilità. E questo per me è di una potenza estrema, è bellissimo, perché appunto non si vede più la limitazione, ma bensì si vede quella mancanza come una sorta di spazio vuoto in cui ci si può inventare attraverso la creatività qualsiasi mezzo per aumentare anche la capacità dell'individuo stesso. Il monoshi, per esempio, che appunto è lo strumento che utilizzo per sciare, è proprio frutto di questa grande creatività che è dell'essere umano, poiché ti dà delle potenzialità immense, ti fa raggiungere le stesse velocità o gli stessi tempi delle persone che invece usano le gambe per sciare. Ma perché? Perché si utilizza il monosci e le gambe non servono. Io vorrei arrivare al punto in cui prendo su, vado a sciare e non trovo più la gente che mi dice: ah, che brava, vieni a sciare da sola. No, vorrei proprio arrivare al punto, in un futuro, spero non troppo lontano, in cui l'accessibilità, l'ospitalità e il fatto di che ci siano diversi sciatori con diverse caratteristiche e funzioni sia vista come la cosa più normale del mondo, in cui appunto uno, attraverso tutte delle piccole attenzioni, che alla fine sono, come dicevi anche te Alberto, no? Non è che servono queste grandi specialità, servono delle attenzioni, in cui uno arriva, si fa la sua sciata, prende la sua funivia senza dover chiedere. Perché secondo me è un altro dei valori fondamentali per la dignità umana: l'autodeterminazione, l'indipendenza, l'autonomia, e che sia raggiunta il massimo per quanto la fisicità di una persona può consentire, il massimo. Quindi che non esista più il fatto di dire, si parlava delle toilette, dei bagni, no? Ma dov'è il bagno perché io avrei bisogno? Di arrivare lì e che ci si pensi già, che non ci sia neanche più una discriminazione tra le persone che hanno una disabilità e quelle che non ci sono, che non ci siano più queste attenzioni particolari, per esempio delle lucette che arrivano, Gio arriva disabiletto, e questo perché è imbarazzante, secondo me spesso potrebbe, è anche inutile, lede anche la dignità. E vorrei fare, per quanto riguarda, mi rilascio sempre al discorso dello sport, e credo proprio che sia fondamentale, poiché mi viene sempre in mente Mauro, no? Che quando ho saputo del fatto che stava cercando, che stava diventando un maestro di sci, c'era questa piccola clausola che diceva che il maestro di sci deve avere integrità fisica, no?
sana e robusta costituzione. E io penso a Mauro e dico, ma lui è sano, è robusto, ma che problema c'è? Ma cos'è? Cioè, che alla fine è quello stesso anche del brevetto del pilota d'aereo. E allora cerchiamo di arrivare a quel punto lì in cui non si vede più la persona portatrice di disabilità come uno che non è sano, che non è robusto. Arriviamo al punto di vederlo nella sua integrità totale, nella sua autonomia, nella sua forza. E credo che arrivati a quel punto lì, allora ci saremmo messi veramente avanti proprio per una questione di dignità, di giustizia dell'essere umano in quanto tale. Forse a quel punto non ci sarà più questa distinzione tra normodotati e disabili, ma si vedrà l'essere umano con le sue caratteristiche specifiche, individuali, personali, in una situazione di pareggio in cui non è più vista la disabilità come uno svantaggio, qualcosa da compensare, ma come qualcosa di particolare, così come è particolare ogni singolo individuo, a prescindere dalla disabilità.